La giornata di ieri ci indica 8 guariti e 5 nuovi positivi, conferma di un trend oramai consolidato da parecchio tempo, per fortuna, trend che ci indica una grande diminuzione di positività nel nostro territorio comunale, siamo a poco più di 100 oggi, e questo è un segnale importante, certo sempre troppi, ma rispetto agli oltre 500 di qualche tempo fa, possiamo, non dico tirare un sospiro di sollievo, ma comunque guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Sembra che la forza espansiva del virus si stia lentamente attenuando, anche se è sempre difficile fare previsioni in questa materia. Auspichiamo oramai una sempre maggiore diffusione del vaccino e l'inizio dell'operazione di vaccino rispetto alle fasce d'età che va dai 60 ai 69, anzi ora si parla anche di cinquantenni, questo è molto importante perché la fascia d'età dai 50 ai 69 anni è ovviamente molto molto numerosa, per cui quanto è stato annunciato speriamo che verrà realizzato quanto prima nell'interesse di tutti. Vorrei comunicare che questa mattina si svolgerà un minuto di silenzio in ricordo dei caduti sul lavoro, la tragedia di Gubbio, di cui tutti sono a conoscenza, ovviamente ha colpito e l'opinione pubblica e le istituzioni, perché purtroppo le morti sul lavoro sono una costante di questo Paese. Credo che sia giusto, doveroso che tutti si impegnino affinché questo drammatico, tristissimo fenomeno venga contrastato, combattuto e soprattutto vengano prese tutte quelle prescrizioni che riteniamo essere necessarie per risolvere il problema. Fra l'altro c'è stato un incontro di Sua Eccellenza il prefetto Armando Gradone con le associazioni sindacali, anche questo è un segnale importante che ci piace sottolineare, perché è chiaro che è importante, al di là del dolore, al di là delle condoglianze ovvie, giuste e necessarie, però anche individuare provvedimenti e soluzioni per contrastare, ripeto, questo triste fenomeno che è una costante ed non è degno di un paese civile. Concludo ricordando che ovviamente anche nei prossimi giorni le norme relative al Covid andranno rispettate, anche se mi pare che, ripeto, i dati ultimi ci possano indurre un certo ottimismo. Da questo punto di vista anche le iniziative prese per la riapertura dei centri commerciali durante le festività credo che sia un segnale da dare importante, perché è ovvio che tutte le attività devono essere messe nelle condizioni finalmente di poter ripartire in sicurezza, ma di poter ripartire, perché anche l'economia e quindi l'occupazione debbono dare segnali di ripresa e di risveglio.